Dio mio! Oddio! Guarda che cazzo di bestia, spero lo vedi. Bim! Che bestia! Allora, partiamo da un presupposto. Bisogna abbassare l'audio. Ma che cazzo? Perché mi si leva? Cioè, io sto cambiando le impostazioni, mi abbassa da solo, guarda! Oddio mio. Ottima cosa. Allora, cominciamo col dire che il mio personaggio è una donna. E questa cosa non va bene. Oddio! Oddio, mi sto rilanciando. Guarda che bestia! È Iron Man! È Iron Man! È Iron Man! Spero che lo vedi! Guardalo! Iron Man! Boh! Che cazzo è? Non è bestia. Bim! Allora ragazzi, partiamo da un presupposto, no? Io non ho la più pallida idea, innanzitutto, del volume che sta avvenendo. Aspettate che lo sento, perché secondo me è troppo alto il volume. Fammi vedere. Vabbè ragazzi, allora io praticamente ho messo il volume al minimo. Ci tengo a farvelo vedere. Sta a 0 su 10, la musica è spenta, ma... cioè, lo potete sentire voi stessi, eh? Io non mi sto inventando nulla. Questa cosa già mi dà un po' al cazzo. Però al di là di questo, vabbè, il gioco è appena uscito, magari alcune cose le devono ancora sistemare. Io so che Minecraft va tanto di moda e parecchie persone mi hanno chiesto di farci dei video su Minecraft, ma io francamente non ne ho voglia. Innanzitutto perché Minecraft non mi piace, ma questa è una mia opinione personale, no? Mi ha un po' stufato anche vederlo e tutto quanto. Però questo gioco qui, essendo nuovo, mi può dare l'opportunità di testarlo insieme a voi e comunque di fare un gioco che è simile a Minecraft, no? Simile, ma secondo me da un certo punto di vista anche migliore, perché forse graficamente i Lego sono un po' più appetibili di quello schifio che è la grafica di Minecraft, penso io. Poi non lo so. L'unico problema è che io non ho idea di come cazzo si facciano le cose su questo gioco. Penso che ora lo scopriremo, no? Questo è un pupazzo di neve. E lo spacco, lo smonto. Porcaccione, lo faccio a pezzi. Vieni qui. Bi, bi, bi. Porcaccione, bi. Bene, innanzitutto facciamoci il fottuto personaggio. Che qua... che è? Allora, no. Ok, bene. Capelli... no, allora, prima cosa leviamogli sto cappello che è uno schifo. Osceno proprio, ecco. Ah, deve averci il monocolo per forza. Grazie per il parcheggio gratis. Cos'è questo? Un pene? Cos'è? Cosa è? È un pene? Ah, no, sono le mani. Bene. Hips. Sarebbe? Ah, cintura. Bene. Vabbè, così, dai. Così sei bello, dai. Vai benissimo. Ah, spero che lo vedi. Puoi fare le cose. Guarda che figo. No, no, no. Come si muove l'inquadratura? No, 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 no. Sì, sì. Non so cosa sia, forse è una specie di scala quella che sto facendo, non lo so. Questa è la mia prima creazione, ma guarda che bella, eh? Si vede proprio che con Minecraft io vado d'accordo, eh? Mi ha insegnato tante cose. Ragazzi, io propongo di farci un giretto su quest'isola e vedere che cazzo c'è qui intorno, perché sto raccogliendo un po' di monnezza qui, no? Veicoli, non ce li ho. Posso fare una casa? No, stiamo fermi. Ah, casa del danno, stiamo buoni. Stiamo buoni che è il momento di fare casa del danno. Qui, in cima alla montagna. Con l'ignoranza vera. Vabbè, metta qui, va. Qui. Qui. Eh? Oh, che è? Oddio, guarda! Oh, Madonna Santa, guarda! Che cazzo... cosa è successo? Ho costruito una casa così, dal nulla proprio. Io posso fare una sorta di villaggio, costruire il cazzo che mi pare, se ho capito bene. Cioè, vediamo un po' se ho ben capito. Io metto le cose e lui le fa, così. Non è come Minecraft che devi prima raccogliere i cubetti e poi puoi fare le cose. Qua puoi fare già quel cazzo che ti pare. O sbaglio, nel senso... Allora aspetta, no, prima forse è il caso di sistemare il terreno. Dico bene? Allora, questo spiana. Questo serve a spianare, no? Quindi se io qui spiano tutto. Sì, madonna, ci mette 30 anni per spianare, però. QE più grande. Magistrale. Oddio santo, guarda. Beh, bello, bello, madonna santa.
un piattume deve essere, così. Ah, vedi, vedi. Oh, Motecreo Danno Land. Cos'è quello? Ragazzi, è un teschio? Eh? Lui c'ha questo tubo su cui fa... Ah, il teschio è rimasto sotto. Godo. Cioè, gli interni sono un po' poveri, secondo me, eh? Sì, so. Gli interni sono un po' poveri, effettivamente. Però ci possiamo lavorare, eh? Ci possiamo lavorare, piano piano. Allora, innanzitutto l'abbiamo piazzata, eh. Mo famo il resto del villaggio, eh? Allora, questi sono modelli già preimpostati, ma ovviamente tu le cose penso che te le puoi fare anche per cazzi tuoi. In realtà, mi sa che questa sarà casa del danno. Sì, sì, è molto meglio. Questa sarà casa del danno, ragazzi, in cima alla collina, così. Vai. Eccola qua, ragazzi, casa del danno, spero che la vedete. Sta arrivando, eh? Eccola. Eccola. Guarda che cazzo di bestia di casa. Spero che la vedi. Aspetta, voglio provare anche i combattimenti, perché penso che ci devi fare botte con sti cosi, no? Oh, bim, porco due. Ah, t'ho accoppato, maledetto bastardo. Miace, bim. Sono maestro di Kung Fu, maledetti bastardi. Ah, vedi, ho sbloccato. Oh, posso diventare teschio? Seriamente? Eccomi, guarda che bestia. Guardami come so bello. Certo, non riesco a capire perché fa sti urli mentre mena. Ma al di là di questo, so cose che non ci interessano. È quello che penso io, ragazzi. È la casetta di marzapane. Seriamente? Tra l'altro sta anche girata dalla parte sbagliata. Ma a parte quello, no? A parte quello. Guarda. Forza. Bi. Porcaccione. Quanti che cazzo di versi. Questa è una gelatina gigante. Che al centro di Dannoland ci sta bene. È perfetta. Guarda come ci sta bene. Guardala. Eh? Che creatività che c'ho, guarda. Allora, io direi che questo scempio che ho creato va immediatamente. Dobbiamo andarcene, ragazzi, da qui. Io non voglio più vedere questo schifo che ho fatto. Me ne vado. Fuggo via in preda al panico, perché quello che vedo alle mie spalle è orrendo. Guarda che schifo che ho fatto. Bene, da qui su avrò una visuale più chiara, credo. Insomma. Però non posso arrampicare, guarda che bestia. Guardalo. Oddio, spero che lo vedi. Non avevo idea che potesse fare una cosa del genere. Guarda che cazzo di potenza che c'è, guardalo. Sono il re del mondo. Un mondo de merda, ma sempre un mondo. Cioè, secondo loro io dovrei costruirmi le cose direttamente così? Cioè, usando questi? Perché non sembra brutta come idea, ma ci vuole un secolo. Nel senso, con tutto il rispetto. Famo un tentativo e vediamo, dai. Sto facendo delle meravigliose mensole, ragazzi. Spero che le vedete. So belle, vero? Sono meravigliose. E meritano di stare in questa casa. Oh, spero che scherzi. Cioè, io qui sto a lavorare. Cosa è quello? Bim, Dracula, schiattaci. Oh, a Dracula, schiatta. Oh, perfetto. E mo posso diventare lui. E vedi? Ah, ci devi avere 10.000 di questi. Capirai, stai meglio del cazzo. Cioè, devi nerdà come un... non lo so. Secondo me la cosa che tu devi fare all'inizio è raccogliere più oggetti che puoi, in modo che poi li puoi ricostruire. Quello è un vulcano, ragazzi. Oh, santi numi, tocca a naccia immediatamente. Oh, però Danno Land si vede, eh. Cioè, spero che la vedi, eccola lì. Cioè, è ben distinguibile. Tu dici che la lava me può uccidere se ci vado sopra. Sì! La lava ti uccide se ci vai sopra. Pensavo che fossero dei semplici cubetti di colore giallo, invece no. Accido, mi viene a spalle, a balordo. Oh, spero che lo vedi questo, guardalo. Ma quindi lo scopo del gioco è creare un mondo, diciamo, lo plasmi come ti pare a te. Oddio, ragazzi, c'è un super tesoro qui dentro. Oh, io urlo più forte di te, devi morire. Che fa, oh? Che fa? Bim. Dunque, Dannoland sta lì. E noi andremo in un'altra direzione, perché Dannoland fa schifo, ragazzi. E io non dovrei dirlo, ma... sapete, so il sindaco, ma purtroppo quando le cose non vanno, non vanno. E come tutti i politici italiani, scappo. Scappo via quando c'è il problema, me ne vado. Cos'è questo?
non erro dove.